all'interno delle scuole di composizione, che per me è un valore. Cioè io non faccio questioni di estetica, ma proprio perché non faccio questioni di estetica non capisco perché dovrei escludere a priori chi scrive in maniera tonale, che peraltro resta il modello di scrittura per il momento prevalente in tutte le forme di musica, soprattutto applicata, ma non solo. Dietro c'è una grande maestria, è un pezzo che dal punto di vista dell'artigianato musicale probabilmente ha la maggiore maestria. C'è una maestria proprio nell'orchestrazione, sicuramente di scuola post-sovietica, scritto in una maniera impeccabile. Tornerò un giorno portando un messaggio. La luce verserò nelle arterie ed allora ti chiamerò. Ehi tu, nelle cui ceste giace profondo il sonno, ti ho portato una mela, la rossa mela del sole. Secondo me oggi la gente, stanca dei tanti problemi inquietanti della società e dei problemi della vita, ritornerà alla musica tonale per cercare la serenità mentale. Serenità che è la caratteristica della musica tonale. La rossa mela del sole è parte di un grande progetto per la pace chiamato Un cuore più grande del mondo, premiato dall'UNESCO. Il terzo brano, che oltretutto sono di due compositori iraniani, hanno delle caratteristiche di un testo declamato all'interno della musica, con dei momenti di pausa e quindi degli interventi. Oltretutto sono due testi importanti di due autori persiani, iraniani, significativi anche da un punto di vista politico. Però tutti e due non hanno, come dire, la necessità assoluta del sincrono. Forte? Pesce corta, lui arrivo, eh? Ok, grazie. Solo lo swing, chiedo scusa. Per tutti noi il disegno è un ta tira tara tera. La seconda sempre corta e anche la croma un pa tira.